Oggi è il 3 settembre e fra due giorni è il mio compleanno. Siccome a me non piace festeggiare il mio compleanno, ho deciso di prendere e andare via da qualche parte. Vorrei fare un'avventura, come ho fatto l'anno scorso con da Bologna a Firenze. È una sensazione bellissima. Siccome quest'anno mi sono scordato di procurarmi un veicolo, ho deciso di fare un viaggio in aereo, andare da qualche parte. Domani sono impegnato tutto il giorno, che ho un corso di apnea e la sera avrò il compleanno di uno dei miei migliori amici, quindi purtroppo non posso fare da mezzanotte a mezzanotte come ho fatto l'anno scorso. È mezzanotte e l'avventura inizia adesso. Ma qualcosa troveremo, quindi adesso andiamo a procurarci il volo. Prima cosa da fare è andare su Glugl, digitare il nostro sito. Ovviamente lo devo fare in giornata perché è il giorno dopo lavoro. E mettiamo solo voli diretti, siccome altrimenti perderei un sacco di ore. Via! Cercare. Ovviamente staremo sul low cost. Allora, le opzioni sono Regno Unito, Grecia, Irlanda, Austria, Spagna o Italia. Italia la escludo. Facciamo. Allora, sinceramente, spero di non finire o in Spagna o nel Regno Unito, perché ci sono già stato. Allora, dopo aver fatto i nostri bellissimi bigliettini, li mettiamo dentro la ciotolina, shakeriamo e estraiamo. Ci sono già stato, avrei preferito altri stati, ma la Spagna. Andiamo a vedere. Quindi abbiamo detto Spagna, Barcellona ci sono già stato. Facciamo Palma di Mallorca. Questa offerta qua parte troppo tardi. Questo invece sembra molto interessante. Costa 77 euro. Parto alle 6.50 da Milano e arrivo a mezzanotte e mezza nello stesso aeroporto. Che non è scontato. Io direi di prendere questo. Sono contentissimo. Ah. Allora, se il volo è alle 6.50, bisognerebbe andare 2 ore prima, 4.50, ci metto 2 ore per il viaggio, alle 2.30 devo partire. Eh sì, quindi devo partire 4 ore prima, però ho un compleanno, che non è il mio, sarà una giornata lunga. Sono contentissimo. Ci vediamo alle 5. Finalmente è partito ufficialmente il mio viaggettino dell'anno. È il 5 settembre e sono le 2.30. Ora vi taglio tutta la parte noiosa del tragitto perché ci vediamo a Milano. Ciao ragazzi! Direzione Milano! Via! Una spia bellissima di avaria motore. Allora c'è questa spia al motore che non mi rasserena, anche perché la macchina non sta andando benissimo. Incrocio le dita e vado. Ok, quindi adesso usciamo dall'autostrada. Prego attendere, validazione in corso. Arrivederci. Ammetto di essere bello stanchino. La macchina non va troppo bene. Allora, mancano 40 minuti. La macchina va a scatti. Sto sperando che di arrivare, almeno di andare. Poi al ritorno possono esserci problemi, ma l'andata no. 4.30, arrivati. Come funziona qua? Ci sono riuscito. Ora cosa fondamentale, cambio maglietta da viaggio. Appena sbarcato, quindi munito di Green Pass e bigliettino. Mamma mia, cioè, ho fatto 6 km di camminata. Cioè, già che c'ero potevo arrivare in Spagna camminando. Piano 2. Ora no, non
non so dove sto andando, in realtà sto andando un po' a caso. Noi siamo... Già che ci sono faccio colazione perché... Dove sei? Colazione veloce, poi via. Ci sarà da aspettare un'oretta per entrare sull'aereo. Allora, dopo aver segnato i miei pensierini qua ed essermi accampato come uno zingaro per terra, ci mettiamo tutto via e... No, ok, forse ho mentito, non è andata proprio in questa maniera qua. È andata leggermente diversamente. La clip l'ho rubata sul web. Anche perché, cavolo, ho scelto proprio una clip con il mare. E che era bello il panorama. A dire la verità è andata così. Esattamente, sapete perché mi vedete qua? Già. Perché è l'ultimo controllo prima di salire sull'aereo. Do i documenti. Apro il portafoglio e scopro che non ho più la carta d'identità. Mi deve essere caduta da qualche parte. Quindi, in riassunto, quello là che si muove è il mio aereo. Quindi ora sono a Milano, ma senza nulla da fare, con due pezzi di carta. Ma come mi piace pensare che nella vita si chiude una porta, si apre un portone. Non lo so, è autoconvincimento forse. Sto sperando che di arrivare, almeno di andare. Al ritorno possono esserci problemi, ma l'andata no. La rottura più grande ovviamente è il costo del biglietto. Torno in macchina e cerco di capire che cosa fare della giornata, cercando di sfruttare comunque quello che si può sfruttare. Ho il vantaggio che ho la possibilità di sentire l'aria fresca alle 7 di mattina a Milano. Mazza che merda. Una cosa che non ho mai provato. Fantastico. In compenso, beh, che sole. Eccola qua, mi sei mancata. Come 16 euro? Mai più. Quindi adesso... Allora, noi siamo qua. Siccome io dopo devo tornare di qua, guardavo queste zone che possono essere interessanti, senza allontanarmi troppo, così quasi vado a Como. Procedi in direzione nord. Direzione Como! Ora, la macchina è che mi sta andando a scatti. Quindi io non so se allungare la strada andando al lago di Como. Faccio così, torno a casa e mi invento qualcosa a casa. Perché non so se questa macchina qua sia in grado di tornare a casa. Perché c'è anche questa opzione qua. Cioè, hai preso quando inizia male una giornata? Ah! Poi mi sa che mi devo fermare a dormire da qualche parte perché sono stanchissimo. Ieri mattina sono andato a fare una prova di apnea. Al pomeriggio ho giocato a basket con dei ragazzi in carrozzina. È stata un'esperienza meravigliosa e la sera era il compleanno di uno dei miei migliori amici. Bravo! E avete capito? E poi siamo andati in un bar. E io tra tutte queste cose qua mi devo scordare la carta d'identità. No, torno a casa, sì, e non... sta andando piano e un po' mi preoccupa. Sono dovuto fermare perché sta andando veramente, veramente male. Posso tranquillamente pulire con i bigliettini del ritorno. Boh. Perché anche te non devi funzionare? In bici non mi succedono così tante cose. Riesci a resistere un'ora e 40? Speriamo. Voglio riposarmi una mezz'ora perché sono veramente stanchissimo e faccio fatica a guidare. Quindi dormirò un pochino. Ah! Spero solo di non essere tamponato. Notte. Come si può vedere dalla mia faccia totalmente riposata, torno a casa. Dai, dai, siamo a metà. Dai, siamo a metà, non mollarmi qua. Dai, dai. Siamo riusciti a uscire dall'autostrada. Cambio di programmi, per la decisione di adesso sarà andare in stazione e prenderò un treno a caso. Sono appena arrivato in stazione e ho visto il treno partire. È partito appena sono arrivato. Il prossimo tra tipo 2 ore. Oggi è proprio una giornata, no. Io direi di rinunciare a questa avventura qua. Questa avventura è fallita. Non tutte le avventure riescono bene. Non tutte le avventure sono indimenticabili. Questa lo sarà.
in termini non troppo positivi, ma lo sarà. La giornata di oggi la finirei, cioè sono le 11, credo di averne già vissuto abbastanza oggi. E niente ragazzi, sarà per un'altra volta. E niente, non tutte le ciambelle escono col buco. E tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Vado a casa a dormire e a cercare la carta d'identità. Ciao!